Ciao, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me sul sentiero 11 del Parco regionale dei Colli Euganei, Monte Cinto. La partenza del sentiero numero 11 del Monte Cinto a Cinto Euganeo è poco distante dal parcheggio del Museo di Cavabomba. Il percorso è di circa 5 km e 300 metri di dislivello e in questo percorso ci sono tantissime cose belle da vedere e vi consiglio di portarci anche i bambini qui. Il sentiero parte con una leggera salita in strada bianca, è segnato con i cartelli CAI sentiero 11 ed è ovviamente uno dei sentieri ufficiali del Parco regionale dei Colli Euganei. Dopo pochi metri dalla partenza troviamo già delle tabelle descrittive, come sempre curate nei minimi particolari. Dopo pochissimi metri, sulla sinistra troverete già delle ricostruzioni di dinosauri, quindi soprattutto per i bimbi maschietti qua c'è da perdere la testa. È un giro fenomenale. Pazzesco, guardate che bello. Dopo pochi metri si apre questa terrazza che offre anche un bellissimo panorama sui colli circostanti. E qui troviamo dei carrelli che venivano utilizzati dai cavatori di calcare, perché questa era una cava di calcare, per il loro lavoro. Qua ci sono le rotaie e qui i carrelli conservati benissimo, e qui sotto proprio il museo di Cavabomba. Oggi è chiuso, ma deve essere veramente bello da visitare, una struttura bellissima. Ma noi proseguiamo con il nostro giro su di qua. Dalla terrazza dove abbiamo trovato i carrelli che utilizzavano i cavatori nella cava di calcare ci sono 3-4 tornanti da fare. È una strada bianca con un po' di sassolini mossi, però va un po' su. Proseguiamo di qua. Io sono già tutto sudato. I Colli Euganei in questo periodo sono pieni di ginestre. Un po' in ritardo perché non è stato bel tempo, eh. Così respiro. Ah, un po' di ombre. Terreno morbidino, ah, sembra di correre in un vaso di gerani, che bello. Ah, si continua a salire però. Ecco, se fino a qui si poteva anche venire con un passeggino un po' da trekking, questa parte è un po' rotta e quindi un po' d'attenzione. Il sentiero numero 11 è segnato, in questo caso è finito dietro alla vegetazione, e noi proseguiamo di qua, in mezzo a questi olivi e ai vigneti. Guardate qua che bello, panorami mozzafiato. Ecco la tabella CAI numero 11, quindi Monte Cinto, Buso dei Briganti. Su, da qua inizia il senso antiorario e quindi in questo sentiero bello rotto andiamo su con calma. Abbiamo fatto 1,5 km e 130 metri di dislivello positivo. Su! Ah, che bello fresco che qua. Cammino un po', va. Che belle masegne che ci sono qua, guardate che sassoni grandi. E siamo proprio al pianoro delle masegne, 188 metri sul livello del mare. Andiamo su a vedere i ruderi del castello del Monte Cinto e la cava di riolite.
i ruderi del castello del Monte Cinto. Non è un castello. Arriviamo a una piccola deviazione su, si proseguirà poi per andare ai ruderi del castello, mentre giù di qua alla cava in parte è coperto dalla vegetazione, ma se guardate bene, ma anche qua vicino si vedono le formazioni di riolite a colonne. Guardate su che spettacolo. Questa è la prova che i Colli Euganei, per chi avesse ancora qualche dubbio, sono di origine vulcanica. Mi correggerà qualche geologo, qualche naturalista, qualche esperto se sbaglio, ma in pratica questo è il magma che si solidifica. Noi adesso riusciamo da questa parte un po' in basso della cava e giriamo sulla sinistra e andiamo verso il Monte Cinto, alla sommità, dove troveremo i ruderi del castello. Non aspettatevi niente di che, eh? Subito dopo quella tabella illustrativa che spiega un po' di cosa si tratta il castello del Monte Cinto, a fiatone, qui c'è una deviazione, giriamo a destra, lì c'è il simbolo bianco-rosso, di là scenderemo, perché questa è una deviazione del percorso del Monte Cinto, quindi dopo ritorneremo alle Masegne su di qua. Ed eccoci sul Monte Cinto, 282 metri sul livello del mare. Qui i resti ovali del castello, ok? Quindi tutta quella mura lì si vedevano anche venendo su dal sentiero, ma sono voluto arrivare fino qua sopra. Noi proseguiamo dritti perché abbiamo un'altra cosa bella da vedere oggi, il Buso dei Briganti. Ma cosa sarà mai? Siamo tornati al pianoro delle Masegne, prendiamo il sentiero che va giù a sinistra, Buso dei Briganti, quindi giù di qua e proseguiamo nel nostro giro antiorario. Arriviamo ad un'altra area ristoro e qua vediamo Buso dei Briganti, anche questo è una deviazione, dopo torneremo e prenderemo fine sentiero, ma intanto andiamo su a vedere il Buso dei Briganti, su di qua dove c'è la staccionata. Qua tantissimi tavoli per fare dei picnic. E siamo arrivati al Buso dei Briganti. Pericolo, no, perché ci sono i briganti, perché ci sono queste rocce. Siamo a 180 metri sul livello del mare. Andiamo su di qua. Che panorama. Questo giro varrebbe già solo la pena per questo panorama. Continuiamo ad andare su. Cioè, pazzesco. Una volta arrivati su al Buso dei Briganti, per andare a vedere il buso seguite questi corrimano in ferro. Attenzione, ci sono i gradini scavati direttamente nella roccia e cercando di non cadere vi spiego perché si chiama Buso dei Briganti. Perché leggenda narra che nell'Ottocento i briganti venissero qua e da questo foro avessero una visuale completa della pianura. Io non ci credo. Beh, diciamo che da qua qualcosa vedevano, eh. Ritorniamo su dal Buso dei Briganti. Magnifico, guardate. Tornati all'area picnic. Seguiamo il numero 11 fine sentiero. Giù di qua. E proseguiamo nel nostro giro. Oggi questo cielo è magnifico. Questo giro sicuramente è ideale per i principianti perché non è troppo lungo, non c'è troppo dislivello, il terreno è abbastanza tranquillo. Ed è anche per portare i bambini. Vi chiedo solamente attenzione dove è segnato che c'è la cava, perché è a strapiombo sotto, e attenzione anche al Buso dei Briganti, perché lei è un attimo, eh? Ok, quindi noi proseguiamo di qua e ci
Ci siamo quasi, dai. Ci sono un paio di case in questo posto magnifico e quindi ci sono dei metri di sentiero che sono stati cementati. Ma dopo poco troviamo una bestia. Ma dopo poco troviamo le indicazioni per la fine sentiero e parco geopaleontologico. E quindi andiamo giù da questa parte. Attenzione che è un po' sassoso e anche un po' in contropendenza. E giù di qua. Pensavo fosse finita la salita. E invece no, è a tira qua, attenzione. Mi raccomando, tenete sempre il sentiero principale. Sugli alberi ogni tanto ci sono le bandierine bianco-rosse. C'è qualche deviazione che scende giù a destra, ma voi tenete quello principale perché è il giro ufficiale. Quando arrivate a questi pietroni di cemento, siete nella parte giusta e le indicazioni del sentiero sono qua su a sinistra, eccolo qua, numero 11, sentiero Monte 5. E tenete gli occhi aperti perché adesso si va su di qua, in mezzo alla vegetazione. Attenti alle spine, alle ortiche, le signorine potrebbero graffiarsi le gambe. Io c'ho il pelo. Già, e siamo usciti dove avevamo visto i cartelli al primo chilometro qua, quindi ancora parco geopaleontologico. Vabbè, ci siamo, andiamo giù. Siamo tornati dove ci sono i carrellini, eccoli là, li vedete? I carrelli dei cavatori. Con deviazioni, deviazioncine, vai a vedere la busa dei briganti qua, vai a vedere il castello di là. Abbiamo superato i 6 km e raggiunto quasi i 400 metri di dislivello. Insomma, un bel giro. Abbiamo visto la cava di riolite, i dinosauri, il buso dei briganti, il castello del Monte Cinto, i resti di quello che facevano i cavatori nella cava di calcare. Insomma, un giro meraviglioso. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate la campanella. Il 70% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale, quindi forza, datemi una mano a far crescere questo canale. Ricordatevi che sono anche su Instagram e su Facebook e quindi seguitemi perché potrebbero arrivare delle novità. Ciao ragazzi, alla prossima e divertitevi e correte.